Ogni squadra ha la propria storia da raccontare, ma tutte scendono in campo per lo stesso motivo: vincere per alimentare un sogno. Il traguardo è sempre più vicino, ma il lieto fine attende solo una protagonista. Chi avrà più fame? Scopriamolo insieme. Che stadio magnifico! È davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Manchester United e Colombia. Neymar. Va via per Neymar! Parata strepitosa di Sommer. Non si passa, ottima parata. Sta mettendo su un vero spettacolo tra i pali. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Spazza via. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Sceglie di andare per vie verticali. Supera il diretto avversario. Prova a verticalizzare. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Se ne va. E questa volta non si passa. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta. Cristiano Ronaldo! La sua conclusione manca lo specchio della porta. È stato bravo a controllare la palla, ma forse ha avuto troppa fretta di tirare. Un'occasione comunque sprecata. Neymar. Mbappé. E passa. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Calcio di punizione per la Colombia. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Posizione davvero ghiotta. Vedremo se capitalizzeranno. Neymar! Palla al centro. Passa il palo. Ci prova! E c'è il gol della Colombia! Prima rete per la Colombia! Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. E il risultato si sblocca, 1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Una bella giocata nello spazio. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Billingham. Neymar prova a superare la difesa con un filtrante. Errore qui, pallone sprecato. Palla in avanti verso il compagno. Palla intercettata. Eiseric. Vogliono evitare rischi e hanno arretrato il loro baricentro. È chiaro che in questo modo vogliono concedere meno campo agli avversari. Prova a darla profonda, nello spazio. Si ferma qui la manovra. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Riceve il passaggio. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Pallone interessante, in verticale. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Under. Cercano l'azione veloce. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Mbappé. La mette in avanti.
Arriva Cristiano Ronaldo. Riceve bene Under. Vinicius Junior. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ci prova con un pallone profondo. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Vinicius Junior. Parata strepitosa di Sommer. Gli nega la gioia del gol, che parata! Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. E il loro secondo corner del match. Ancora nessuno per il riparo di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Bellingham. Di Lorenzo. Di Lorenzo, come abbiamo appena visto, non disdegna una sortita in avanti di tanto in tanto. Vinicius Junior. Vede lo scatto e cerca la profondità. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Eiserik. Una bella giocata nello spazio. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Si è fatto trovare pronto. C'è il colpo di testa! E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Prima metà di gara in archivio sul risultato di 1-0. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre di un gol in più degli avversari. Ancora 15 minuti di pausa prima di rivedere le squadre sul rettangolo di gioco. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Mbappé! Colpisce in linea portiere battuto. Neymar! Portiere battuto, rete! Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci, Fabio. 2-0 dunque. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Passa il pallone, però male. Se ne va e a tu per tu con l'estremo difensore. Ottimo disimpegno, la spazza via. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Arriva Cristiano Ronaldo. Under. Un'altra azione in copertura. Rodri. Cristiano Ronaldo prova a fare tutto da solo. Bellingham. Non è facile tornare in campo con una situazione di svantaggio così pesante. Però se hanno qualche speranza di rimettere in piedi questa partita lo devono fare subito. Attaccare questo secondo tempo con grande determinazione. Cristiano Ronaldo. Bellingham. The attendance for this match was 71,649. È una buona occasione per trovare spazio. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. Mario Rui. Neymar prova a darla profonda nello spazio e l'arbitro, con l'assistenza delle guardalinee, dice che c'è stato offside. Substitution on the field, number 23. E l'allenatore decide di ricorrere alla panchina. Cambio per loro. Ma è evidente, serve qualcosa in più in fase di rifinitura, Fabio, e lui ha tecnica, intuito e creatività. Cristiano Ronaldo, c'è spazio, pronto, miracolo di Muslera,
si esprime in un buon intervento. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Down ci prova. E questa è un'altra grandissima parata. Una parata davvero fantastica. Che riflessi. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Gestisce bene in difesa un cliente scomodo. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Allunga in verticale. Vediamo se può capitalizzare. Under. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Billingham. Mario Rui. La porta era accessibile, chance evidente. La difesa ha tenuto però. Neymar. Ecco Mbappé. Qui ha cercato il traversone. Insomma, poteva farlo meglio. Cerca l'uomo là davanti. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Neymar ci prova con un pallone profondo. Va alla ricerca di un compagno davanti. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Riconquistano subito la palla. Cerca la fondo, palla al piede. Può andare! Occasione per il contropiede. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. Momento fondamentale, possibilità di segnare dal dischetto. Substitution on the field. Number 11. Tutto pronto dal dischetto. Vediamo se riesce a superare il portiere. Coming on the field, number 39, number 13, Cuadrado. Non sbaglia, possono tornare a sperare. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Questo è da includere nei manuali del calcio. Capitolo come calciare un rigore. Scegliere una direzione, non cambiare idea e calciare sicuro. Complimenti. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Ora devono rimanere concentrati. Bellingham! Insacca le spalle del portiere. Un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. Non ha avuto nemmeno un attimo di esitazione. Come se avesse già pianificato tutto in anticipo. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Hanno avuto l'atteggiamento giusto per tutta la gara. Stanno giocando con attenzione e mi sembrano in grado di gestire il vantaggio. Calcio di punizione per la Colombia. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Ci sono buoni tiratori, hanno molte opportunità. Vediamo chi calcia. Hanno la possibilità di incrementare il vantaggio con questo calcio di punizione. Neymar, un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Belli gli applausi di incoraggiamento dell'allenatore, ma poteva fare di più da quella posizione. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Opportunità di ripartire. Sulla destra, ecco Cuadrado. Sceglie di andare per vie verticali. Prova a superare la difesa con un filtrante. Supera il pericolo. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Questa azione dimostra quanto possano essere efficaci i passaggi filtranti. Ma non basta, una volta lì bisogna fare gol. Ancora 4 minuti da giocare. Pallone interessante in verticale. Tentativo in avanti, lungo. L'arbitro ha già guardato l'orologio.